se uno si prende appunto in fondo per un cantastorie con uno scrupolo, mi pare che non è virtù, ma neanche proprio scempiaggine, uno scrupolo un po' spasmodico di approssimare il massimo di veridizione, e per un cantastorie che, diciamolo subito in una parola, arriva qua dopo 18 anni che esiste come un forestiero. Forestiero, dicevano i greci, no? Si poteva dire idiotes, imbelle, perché non facciamo. È complicato. È complicato perché la stessa testimonianza, ma è un discorso che vorrei fare, lo faccio a parte, l'ho fatto anche stamattina, la stessa testimonianza in qualche modo viene sentita come una usurpazione, una prevaricazione. Cioè c'è il fatto che abbiamo conosciuto della gente che raccoglieva testimonianze, della sorta di etnografi, sulla scorta di Ernesto De Martino e poi Montaldi e poi Alquati e poi. E la cosa, in qualche modo però, l'esercizio di memoria era accettato come una fonte, o diciamo anche tollerato, esattamente perché il testimone era anonimo. Oggi ti fanno sentire un po', anche delle volte con dei deliri un po' infimi, ma bisogna scoprirci sempre nelle cose più atroci un fondo di vero. E il vero è che c'è veramente tanta gente che dice: ma perché cazzo Scalzone, Migliucci, quello e quell'altro vengono a testimoniare, come se uno volesse prendersi una quota di, che questo testimoniare fosse una figura della rappresentanza, che in qualche modo nel momento in cui si afferma toglie qualcosa a qualcuno, perfino se in realtà tu dici e non ti credono, che in fondo, se è per questo, hai sempre avuto una sorta di ridottissima attitudine al comando, a quello che fa la performatività dei capi, dei politici, eccetera. Ma anche canta storie, siccome poi canti la storia tua, ma in mezzo ad altri, se no che senso ha? Se no è dell'aneddotica autobiografica, in qualche modo è straordinario, finisce per ferire qualcuno, fa scattare anche furori insensati, e però anche quelli parlano di qualcosa. Ma siccome i minuti corrono, quindi uno, se dovessi fare il cantastorie, andrei a tema libero. Che vi devo dire? Il nome Sherwood, vi dico una cosa, concedo un minuto a questo. Il nome Sherwood, sentimentalmente, ma proprio a me sembra di ricordare, e magari è un'illusione di memoria, com'è che era venuta fuori. Era quasi il prima del prima del prima del prima, c'era ancora Potere Operaio, e qualcuno aveva pensato a questa immagine di Robin Hood nella foresta di Sherwood, con tutte le associazioni di idee, lo sceriffo di Nottingham. E se vi dico chi associo io, scherzi di memoria, a questa storia della foresta di Sherwood, molti pensano che è qualcuno dell'altro secolo, molti ne pensano tutto il male possibile, come anche di me o di chi che sia, alza il dito e poi un po' parla, molti tutto il bene possibile, altri potrebbero commuoversi. Io mi ricordo che quello che me ne aveva parlato, prima di tante stratificazioni, risse, rotture, ricominciamenti, eccetera, era stato, guarda, Emilio Vesce. E però
Se uno parte così, poi diventano storie di famiglia, di parenti, di parente, no? Come dicono da altre parti, in altri luoghi. Qui però mi si chiede di stare un po' con il fono e la forma di una tavola rotonda, già ho consumato metà del tempo, sul punto 68-77. Ma guardate, su questa storia dei paradigmi perduti, non perduti, ritrovati, mutati, a me sembra, devo dire, con tutte le risse che possiamo aver fatto, che io trovo, nella modestia del mio pormi come critico interprete, trovo che la formula di Toni Negri, mi pare, operaio sociale, fosse folgorante e forte. E tant'è vero che, sai, a quell'epoca c'erano i raggruppamenti, le correnti, le cose, in un rapporto anche di concorrenza, di... Sartre diceva fraternità terrore, che però almeno era, come direbbe Celentano, rock, non terribile come adesso. Pensate a una rissa, se ci mettiamo a fare una rissa io e te Marco, possono uscire delle cose anche terribili, ma sono corporali, fisiche. A me impressiona, ma te l'immagini una rissa? È quello che accade tutti i giorni sui resò sociali, vi chiedo di rifletterci come mutagene, direbbe poco fa, diceva Andrea Fumagalli. Ma vi immaginate una rissa a due con gli insulti peggiori, quelli trasgressivi da carrettiere, che tanto è, fatta con l'alfabeto Morse, con la leggera differita e con le parole che scritte diventano irreparabili, da una parte in leggera differita, dall'altra eterne, indelebili, che sopravvivono a se stesse. È complicato. Allora dico, discutiamo, prendiamo questo nodo, perché mi si chiede di questo, 68 e 67. A me sembra una cosa, esperienzialmente, ma possono essere anche illusioni di memoria, che creare una differenza enorme a rischio di far della mitopoiesis dell'uno o dell'altro sia un errore, non per trovare giusti mezzi, ma lì lo diceva anche in questo discorso sul mutamento di paradigma nei 4 minuti Toni Negri, cioè il 68, dire che il 68 è stata una cosa leggera, integrata, in qualche modo di studentini più di operai che stavano là nei rispettivi comparti, e per esempio, e che quindi il 68 si è perso l'anima perché in qualche modo ha vinto, e vincendo ha perso perché è stato recuperato e integrato. Sarà vero per tanti che sono finiti ceto politico in modo iperbolico, per carità, con rimozioni e peggio, ma in realtà il 68 è stato anche il più lungo sciopero generale in Francia, nell'Occidente capitalistico, mi pare. Questo l'articolo di Daghini e Bologna da Parigi su Quaderni Piacentini lo metteva in luce. Era un articolo operaista, lo vedeva da quell'angolatura là. Franco, io abbiamo visto tanti altri fenomeni a Parigi, non masticando francese, d'altro genere già. Quindi pensare che nel 68 nelle università albergassero e ci fossero i figli dei ceti medi, beh, voglio dire, Pasolini tirò fuori quella cosa che non è che era tanto oscena, era soprattutto sciocca, nel senso che non aveva letto Scuola e sviluppo capitalistico del qui presente Franco, e pensava ancora che le università ci andassero quelli che riproducevano le elite, ma l'università per le elite, quella di Gentile, mi dicono che funzionasse perfettamente. Il problema era che era già cominciata questa invasione delle università da parte di studenti già allora immigrati,
figli di operai, certo, magari col padre operaio mezzadro, ex mezzadro, contadino calabrese che pensava di levarsi il pane di bocca per mandare il figlio a studiare in modo che poi nell'ascensore sociale diventasse ingegnere o medico, ma queste erano le intenzioni del padre. Quello là in città poi come Bologna, come Firenze, come Padova, dove erano meno diluiti che nelle metropoli, significava che c'era già una composizione in qualche modo di proletarizzati, e lo diciamo in senso generico. Il 77 è chiaro che è stata un'ulteriore rottura e salto. È vero che a Milano è cominciata con le giornate d'aprile, che sono stato un grumo di presagio del 77 a vederla da dopo, un paio d'anni prima. E quindi il 77, l'idiota di turno, ma molto peggio di Pasolini, è chiaro che era là, ma al di là di tutto era soprattutto uno che non capiva di cosa si parlasse, che non capiva dove stavano le cose, la vita, pensava di andare lì a fare il capo del grande. Adesso gli dà del cretino postumamente anche con un carattere bipolare e degli attacchi di furore postumi, Trentin, no? In questo suo libro, quello dà dei cretini a tutti, pure a noi, ma immagino. Ma voglio dire, il 77 rappresenta un qualcosa, sì, di diverso, ma non l'assoluto diverso. Io penso, per esempio, che sia malposto, uno pseudo problema, un errore ma inveterato, radicato dentro di noi, pensiamo così, è come il movimento delle lancette dell'orologio, ha vinto o ha perso, è malposto il problema. Non è che ci serve di andare a vedere la radicalità di una frase di Joyce che dice si comincia ad essere liberi quando si considera di non avere granché né da vincere né da perdere. È una questione che se ce la poniamo così siamo fottuti, perché quando si penserebbe di vincere, io penso, alcuni mi daranno del neo-anarchico, ultra che so, che allora lì sì che si è, almeno se osserviamo una regolarità, almeno lì sì, quando c'è il passaggio, mi dispiace, da potere costituente a potere costituito, mi dispiace, trovo che Agamben dice una cosa che rende l'idea, almeno in questa prima parte, lì comincia una mutazione per cui avrai creduto di vincere ma ti sei perso te stesso, perché diventi un mutante che diventa il contrario delle ragioni per cui, e questo è successo sempre, andando a destra, nelle omeopatie, da Nosche a questi, non so, ormai ultimi narratori di bubole, oppure altri che non possono che finire allora despoti, la polizia, la cosa, però si è vista una volta uno scarto da questa sorta di destino? E uno. Due, dunque potremmo dire che per esempio la Comune vive perché è stata strozzata prima di conoscere questa mutazione. Dico la Comune di Parigi e anche tante altre comuni insurrezionali. C'è una frase bella che devo dire in questo momento, non ricordo se è di Simone Weil, quell'altra, non quella morta di recente per carità, o della Arendt. Ma voglio dire, ecco, non è che c'è proprio bisogno di essere strozzati per non perdersi, di essere sconfitti per non essere ancora più sconfitti, però il problema è tentare di capire che perfino nel 77, io credo che c'era un nodo, o credo che il tempo è proprio finito e quindi la butto lì, la riacchiapperò. Io penso che c'era nella rissosità fra tutti e tutti, nelle differenze infinite, nelle risse, però personalmente c'era una specie di concrescenza tra tutti e tutti, e che la questione non era, devo dire, non era, capisco tante cose, però se si rischia di costruire una vulgata retroattiva, non era la questione attorno alla violenza. Basta vedere
quantomeno quello che andavamo scrivendo nelle fanzine, nei giornali, nelle dichiarazioni, nei libri e nelle interviste, non era lì il punto. Quando Henry De Luca aveva scritto all'amico suo e via, si era tutti, in punto etico si era tutti compatibili un po' con tutto, certamente compreso l'omicidio politico. Poi c'erano questioni, per carità, teoriche, su qual era la forma dello Stato, se aveva un cuore o ce n'aveva mille, che vuol dire nessuno. Ce n'erano di tutte. Personalmente io ero uno di quelli che non riuscivano proprio a capire l'idea, virgolette, clandestinità strategica, ma anche forse partito strategico. C'era di tutto, ma c'era di tutto, e forse converrebbe che ognuno si applicasse a cercare di valorizzare il forte che c'è stato trasversalmente in tutta questa esperienza, come fuochi che rimbalzavano, e se si occupa dei punti di aberrazione di ogni genere che danno la vertigine, ognuno parlasse, ormai tutto è prescritto, dei propri, di come può accadere che, non che ognuno si esercita a parlare di quelli degli altri, perché quello è facile, diventa anatema, diventa esportazione del lutto, dicono così, ed è su questo che insisto. Non mi pare che la questione sia la violenza, compreso l'alzo del tiro fino a Moro, che semmai il problema, ma personalmente l'avevamo detto dal primo giorno, era quella dell'istituzionalizzazione, della contraddizione in adietro di costruire istituzioni, tribunali, cose, Foucault già ne parlava, è già il contrario dell'intenzione sovversiva. Il punto è però, che voglio dire, e chiudo, il 68, non è, il 77 non è stato sconfitto, è stato strozzato, ci sono stati massacri di ogni tipo, di individualità, di soggetti, di persone, chi la droga, chi il pentirsi, chi non so che cazzo, chi i morti nelle strade, chi i decenni di galera senza speranza, tutto quello che c'è stato, non si può dire... No, ci sono state tantissime anche sconfitte, ma non è stato sconfitto, non è stato cancellato, parla ancora. Però mi permetto di dire, e se fosse tutto il contrario, che in fondo eravamo tutti alla fine della fiera, nessuno di noi qua in generale pensava a un'idea assurda come conquistare il potere in un'Italia rossa e socialista, e perché no, pure lavorista, eccetera. Quello, beh, era proprio, non c'era materia, no? Però in qualche modo c'era anche dentro di noi, e non è una cosa che va rinnegata, però va ripercorsa, quest'idea della verticalità, quest'idea più del potere che della potenza, nel senso spinoziano. E forse, forse, certo che è gente che il discorso sulla linea di fuga, su questo, questo l'ha preso per finire a fare i giornalisti in televisione, ma anche in Bifo non era così. Forse il discorso sull'immediatezza, il discorso sul qui ora, questo qui ora in cui localmente torna una specie di fuoco interno come un serpente di mare, ma Marx alla fine della vita se l'andava a cercare, il Marx che adesso chiamano vernacolare, inedito nell'Officina, nel MIR, in emergenze di questo comunismo come Oreste, comunità, scusa, di vita, Oreste, locale. Scusa. Ecco, allora ti forse chiedo di concludere questo andare primo giro. Al di là sul terreno della critica della politica, c'eravamo chiamati genericamente extraparlamentari. Io mi permetto di dirmi extrapolitico per cominciare.